Il pezzo forte sta arrivando adesso. Le vuoi queste? Io detesto le olive. Detesta le olive? È grandioso, Ted! La nostra teoria dell'oliva! La teoria dell'oliva si basa sui miei amici Marshall e Lily. Lui odia le olive e lei le adora. Sarà per questo che sono una coppia perfetta, col giusto equilibrio. Sai, ho un vasetto di olive giurassiche che staziona nel mio frigo da un secolo. Potrei prendermene cura io. Sono tutte tue. Oh, è quella giusta! È quella giusta! Parola di robottino! Ehi, hey Marshall! La teoria dell'oliva prende origine da te e da Lily. Già. E tu odi le olive. Lily le adora, tu non le sopporti. Sì, non sopporto le olive. Allo spagnolo sulla 79esima, giorni fa, quelle olive le hai mangiate. Come la mettiamo? Mi prometti che la faccenda non uscirà mai da questo taxi? Lo giuro! Lo giuro. Allora, alla nostra prima uscita ho ordinato un'insalata greca. Lily mi ha chiesto se poteva mangiare le olive. Le ho detto certamente, non mi piacciono le olive. Ma allora ti piacevano le olive? Avevo soltanto 18 anni, ok? Ero vergine. Non vedevo l'ora che una tipa mi chiedesse di mangiare le olive. Marshall, voglio anticiparti il regalo di matrimonio. Non devi sposarti mai. Non hai appena detto che ti fa male lo stomaco, lo sai perché è così? Hai fame. Hai fame di eccitanti esperienze, hai fame di qualcosa di nuovo, hai fame di... persino di olive. Ma è inutile, tu hai troppa paura per metterti in gioco. Sì, io ho paura, va bene? Ma quando penso di passare tutta la vita con Lily, di legarmi per sempre, senza altre donne, la paura non l'avverto più. Io sposerò quella ragazza. Lily. Lily, a me piacciono le olive. Me ne farò una ragione. Ah.